È come sollevare il mondo sopra la tua testa e poi buttarlo giù. Quando sollevi 200 kg scopri dei muscoli che prima non sapevi di avere. Il mio avversario è il bilanciere e allo stesso tempo anche me stessa. Lui è sempre là, se sono 150 kg li devi sollevare perché sennò è lui che ti frega. La prima volta che ho impugnato il bilanciere sentivo di essere me stesso, di essere tranquillo. È stato, diciamo, come un amore a prima vista. Un vero atleta del sollevamento pesi deve avere molta testa, molta concentrazione. Una persona, quando pensa a un atleta del sollevamento pesi, pensa a una persona muscolosa, invece non deve essere necessariamente così. Se non hai equilibrio e stabilità e non hai comunque il fisico abbastanza costruito, rischi comunque di farti male. Ci vuole determinazione, ci vuole, diciamo, caparbietà, ci vuole convinzione. Fatica se ne fa tanta. La paura, se tu la sai sfruttare, ti fa alzare di più. Invece, se tu ti fai stravolgere la paura ti distrugge. Devi essere bravo a trasformarla in cattiveria, perché comunque la cattiveria e la grinta sono le cose principali del nostro sport che ti possono aiutare a sollevare quel bilanciere. Si pensa, io lo devo fare, perché comunque magari è un'alzata che la fai per vincere un campionato, e magari dall'ansia la puoi anche sbagliare. Quando si riesce veramente a portare a termine un'alzata che ti serve per vincere, quella è davvero una grande emozione, una cosa veramente che ti dà una soddisfazione immensa. I due esercizi che noi andiamo ad affrontare in gara sono lo strappo e lo slancio. C'è prima lo strappo, che è un movimento unico, si solleva il bilanciere da terra e si porta sopra la testa. Lo slancio è un'alzata a due tempi con il girato a petto e la spinta in forbice o spinta a piedi pari. Io comunque sono uno molto che pensa e ripensa al movimento, al gesto. Quando alzo i pesi non alzo i pesi quando trovo la concentrazione massima, quando proprio mi viene dal dentro del mio corpo io sento questo è il momento giusto.